Allora, siamo nella casa di Don Pino Puglisi e abbiamo avuto la fortuna di incontrare Mimmo De Lisi, che è stato un ragazzo che ha seguito da piccolo gli insegnamenti e le indicazioni di Don Pino Puglisi, fortunato lui. E con lui vogliamo tentare di ripercorrere alcuni momenti importanti della vita del parroco, che ha dato vitalità ad un quartiere che aveva bisogno di essere spronato per tentare di cambiare parte o del tutto gli aspetti del suo modo di vivere. Questo gli è costato la vita, Mimmo, questa iniziativa presa da questo padre coraggioso è costata la vita perché ha smosso un po' le acque in un magma di indifferenza. Tu che hai conosciuto in giovane età padre Puglisi, che ricordo hai di lui, soprattutto quando l'hai conosciuto, cosa ti ha spinto verso di lui? Allora, il mio ricordo è fortemente legato al quartiere. Io abitavo in quel periodo nel quartiere Brancaccio e quindi ho conosciuto Puglisi proprio nella parrocchia, ecco, per una spinta iniziale di cercare momenti di aggregazione, ecco, gruppi di giovani. E allora, inserendomi in quel contesto, conobbi automaticamente Puglisi e automaticamente conobbi l'impegno che in quel periodo si stava svolgendo all'interno del quartiere Brancaccio. Ecco, non immaginavo, io non conoscevo, sono nato a Brancaccio, non immaginavo che a Brancaccio cioè, nel senso, il quartiere l'ha visto dalla cittadinanza, forse anche un po' adesso non tanto positivo, perché appena dicevi ai tuoi coetanei, amici, a me capitava, ecco, personalmente, di che quartiere sei? Di Brancaccio. A chi ti stava di fronte gli si strasciava un po' la faccia, ma la ragione è fondata, ecco. Il quartiere in quel periodo, fino agli anni 80, inizi anni 90, c'era la cosiddetta guerra di mafia. Un giorno sì, un giorno sì, c'era un morto ammazzato per mafia. Eravamo nel triangolo della mafia, Brancaccio, Sciaculli, Santa Maria di Gesù, dove in ogni territorio c'erano i vari referenti capi mafiosi molto influenti che si stavano alleando con i mafiosi emergenti del Corleonese, per cui in particolare a Brancaccio era il regno dei Graviano, ecco. Furono loro a commissionare l'omicidio di padre Pino Puglisi, che avviene il 15 settembre, proprio prima, la sera prima di entrare qui in questa casa, nel piazzale di giù. I sicari della mafia gli si avvicinarono la sera del 15 settembre e, quindi, fingendo una rapina, dicendo: padre, questo è una rapina, padre, questa è una rapina. Lui, voltandosi, e che questa è una cosa che ci racconta chi materialmente è ucciso, Salvatore Grigoli e Gaspare Spatuzza, voltandosi verso di lui, sorridendo, disse: non l'aspettavo. Poi gli spararono un colpo di pistola. Da qui si pensò che con l'uccisione del padre Pino Puglisi tutto quello, quella vitalità di cui accennavi tu, quella voglia, quei 3 anni che sono 30 anni di lavoro paragonati, perché un anno di lavoro del 91, 92, 93 sono 10 anni di lavoro intenso, perché non era facile in quel periodo fare tante cose, anche in mancanza di tanto. Mancava un centro aggregativo, mancava la scuola media, mancava un campo di calcetto. Cioè, noi costruiamo il campo di calcetto, mi ricordo, come volontari prendevamo le porte di peso, andavamo nel piazzale della scuola, la scuola elementare che c'era, e giocavamo là a pallone con i bambini. Oggi cos'è che è cambiato? Naturalmente è cambiato qualcosa, sicuramente, se no non avrebbe avuto senso l'omicidio di padre Pino Puglisi. È cambiato che nel territorio abbiamo alcuni servizi. Noi diciamo i sogni di padre Pino Puglisi, un centro polivalente sportivo. Stiamo cercando di attivare un asilo nido, per adesso abbiamo uno spazio giochi dove le mamme possono portare i loro bambini da 18 mesi in su e li possiamo tenere. Abbiamo un centro aggregativo per minori. Ora a dicembre inaugureremo un vecchio mulino a stelle che diventerà un centro per anziani. Ecco, la scuola media che viene inaugurata nel 2000, a 7 anni di distanza dalla morte di padre Pino Puglisi, e tanto fu un evento eccezionale, perché le cose a Brancaccio costano fatica e sono eccezionali. 7 anni fa, nel 2000, venne l'allora Presidente della Repubblica a inaugurare la scuola media. Come dire, non so per quanto
per quante scuole si scomodano la più alta carica dello Stato a inaugurare. Nel 2000 si volle affermare un principio che il Presidente Ciampi con la moglie vennero a Brancaccio a inaugurare la scuola, come dire, lo Stato c'è, cioè, tante persone sono andate a Brancaccio, ultimamente anche il Premier Renzi, ecco. Ecco, noi diciamo però che non diventino passerelle, ecco, che diventano impegni concreti, e allora ci dobbiamo mettere qualcosa. E il mio ricordo personale è un ricordo positivo, ma anche un po' triste, ecco, perché poi, come dire, tu ti impegni, fai un percorso e poi vedi che tutto può finire con una tragica morte, ti può incutere paura, ecco, ad alcuni, ad altri volontari, ad altri amici, questa cosa la creò, molti, come dire, decisero di non continuare l'impegno. Io forse un po' inconsciamente, ecco, un po' da strapotenza continuai questo impegno. Adesso io sono un assistente sociale, nel centro mi occupo, sono il responsabile un po' di tutti i servizi che vi accennavo, mi occupo di dare un aiuto, un sostegno alle famiglie e al territorio, abbiamo più di 250 famiglie. Stamattina abbiamo distribuito 250 pacchi di spesa, diamo aiuto quindi alimentare, sostegno psicologico, sociale, supporto con le medicine, materiale didattico. Ora abbiamo finito l'attività estiva, l'ingresso estivo, dove i bambini dalla mattina fino alla sera stavano insieme a noi, consumano il pasto insieme a noi. Abbiamo fatto queste attività estive perché sono bambini, non si possono permettere le vacanze, neanche i genitori possono portare al mare, perché o hanno il papà in carcere, nella migliore delle ipotesi, e la mamma è costretta ad andare a lavorare, quindi non c'è, è assente, ma non perché non, per sua scelta, per un motivo di natura economica. Allora questo è quello che è cambiato. Cambiato che noi cerchiamo, come diceva Padre Pino Puglisi, dai più piccoli allora bisogna cominciare. Con gli adulti è un po' difficile, anche se noi con gli adulti cerchiamo di lavorarci. Tanti servizi di cui io parlavo sono, inseriamo persone che devono scontare una pena, ecco, invece di scontarla in carcere, dove magari, come sappiamo, le nostre carceri con difficoltà riescono a reinserire la persona nella società, la scontano nei nostri servizi. Quindi tu devi scontare 3-4 anni, ti occupai di potare l'erba del centro ambiente sportivo, di pulire il giardino qua sotto casa, nella casa museo, di aprire e chiudere l'auditorium, il teatro Brancaccio, ecco. E allora anche con loro si sta cercando di fare queste esperienze. Molti di loro poi, dove c'è un esito positivo, per esempio una o due persone, siamo riusciti a reinserirli tramite delle piccole mini borse di lavoro, e quindi dopo che ha finito la pena a non ricadere più nella spirale criminale, nell'ingiustizia, ecco, passare da quel lato e allora a occuparsi dei nostri servizi. Quindi il nostro obiettivo è un po' quella banalità, ecco, tra virgolette, che diceva Padre Pino Puglisi a me, a tanti altri, tanto tempo fa, quando in degli incontri, quando si prospettava ad un intervento a Brancaccio, si faceva prima a dire quello che c'era a Brancaccio: la chiesa, la scuola elementare, ci si fermava qua, e tutto il resto mancava. Allora lui diceva: è vero che mancano tutte queste cose, manca un asilo nido, manca un centro aggregativo, manca un campo sportivo, manca la scuola media, manca un consultorio, manca un posto dove ci si può aggregare con le famiglie, però e se ognuno fa qualcosa, che è una fase semplice, ecco, però carica di intenzione, perché fare qualcosa a Brancaccio non è facile. Quella foto che abbiamo visto poc'anzi al centro, dove c'ero io accanto a Padre Pino Puglisi, quella era fare qualcosa, ma è stata difficile fare quella cosa, perché era la marcia nel 93, luglio del 93, dove Brancaccio ricordava le stragi di Falcone e Borsellino a un anno di distanza. E mettersi dietro uno striscione dove c'era scritto Brancaccio dice sì alla vita, no alla mafia, non è semplice. La marcia fu un successo, diciamo, di numeri, perché stranamente
in quel periodo, ma ancora adesso, non c'era la scuola media, ma avevamo il liceo, scientifico, abbiamo ancora il liceo scientifico a Brancaccio. Allora coinvolgemmo i ragazzi del liceo, che per loro è più facile, se io abito in un quartiere diverso, venire a marciare, stare là, ma mettermi la mia faccia, mi modisi, là è molto più complicato. Infatti non fu tanta popolata dalla gente di Brancaccio, però la marcia ebbe un successo. Già prima aveva un successo, perché giorni prima, mesi prima, erano stati fatti degli attentati ai più stretti collaboratori del beato Giuseppe Puglisi, furono incendiate le porte della loro casa, e poi successivamente, o prima, ecco, da questo punto di vista non me lo ricordo ora, fu incendiato il pulmino, il furgoncino della ditta che stava facendo i lavori di restauro in pieno giorno, diciamo, non fu autocombustione. Allora, la difficoltà per noi dopo questi attentati è chiaro, cioè andare a fare poi l'indomani una marcia era difficile. E io mi ricordo poche cose, ecco, perché è passato tanto tempo di Puglisi, ecco, di miei incontri con Puglisi. Mi ricordo che quella sera c'era difficoltà, sai, quando si organizza una marcia c'è lo striscione a preparare, le cose un po' tecniche, ma gli striscioni, se non si vengono scritti, non hanno senso, gli strisci con uno striscione in bianco. Quindi c'era una voglia, diciamo, non una voglia, ecco, una difficoltà nel portare avanti questa iniziativa. Ecco, Puglisi capì questa, dopo che finì messa, eravamo nel salone antico alla sala dove si celebrava la messa, capì questa difficoltà. Però ora io ricordo, ecco, che la sua vicinanza, ecco, la presenza in quel momento insieme a noi, automaticamente quegli striscioni presero forma. Uno striscione storico, e Brancaccio dice sì alla vita, ma alla mafia. Quindi la presenza di Don Pino Puglisi è stato lui stesso un seme, sì, ma ha distribuito semi che sono cresciuti in piante. E quindi la situazione all'interno di questo rione rispetto ad allora è modificata. È cambiata. Cioè, non, adesso secondo me è difficile pensare a un territorio, quel quartiere senza il centro di accoglienza Padre Nostro, quel seme, possiamo dire che il centro di accoglienza Padre Nostro è la sua vita, ecco, non riuscirei a immaginare qualcosa di diverso senza quel seme. Quel seme sta producendo tanti frutti, da un po' di tempo si è istituita anche una comunità religiosa di suore a Brancaccio, perché prima c'era, ecco, Puglisi quando apre il centro di accoglienza Padre Nostro chiama le suore ad aiutarlo, ecco. Poi con la sua morte, per decisione un po' generale, ecco, del loro ordine, decidono un po' di andare via da Brancaccio. Ecco, dal 2013 abbiamo iniziato questa collaborazione con le maestre Pie Venerini, che nascono come maestre, però e poi diventano un istituto religioso. Abbiamo trovato delle somiglianze, ecco, tra la loro madre fondatrice, che è Santa Rosa Venerini, e Puglisi, ecco, delle somiglianze. Tutti e due amavano l'educazione, amavano la vicinanza col più debole, quindi queste somiglianze per caso, ecco, ma non per caso, ecco, no, per chi ci crede, ecco, c'è un disegno nell'atto, ci hanno fatto incontrare, e adesso c'è una comunità religiosa, c'è una presenza delle scuole che è importante in un territorio come Brancaccio. Mimmo, esserci, così come abbiamo parlato di scuole, di istituti, di strutture pubbliche, esserci è solo una struttura, no? Un apparato, ma all'interno di queste strutture ci sono degli operatori. Gli operatori che sono all'interno di queste strutture hanno raccolto il segnale di Pino Puglisi? Molti di queste persone, ecco, non hanno conosciuto padre Pino Puglisi, ma come dire, beati coloro che, pur non avendo mai visto, crederanno sulla parola. Ecco, avete intervistato Maurizio Artale, che è presidente del centro. Lui non l'ha conosciuto fisicamente con le previsi, però da anni porta avanti questa iniziativa. È come se l'avesse conosciuto, perché la testimonianza e l'impegnarsi in questo, esserci dentro, poi lo trasmette agli altri. Cioè, la mia conoscenza, il mio impegno può essere segnale positivo, ecco. Puglisi diceva quando gli mandò, cioè, il nostro valore educativo quale può essere per i bambini che fuori sono abituati alla violenza, alla sopraffazione. Lui diceva,
sempre una cosa, questa è anche semplice. Il fatto stesso è che io e tu, che siamo operatori, volontari, educatori, quello che siamo, il bambino vede che ci trattiamo con rispetto, con garbo, ci chiediamo scusa, perché, per favore. Per lui è positivo già questa cosa. Ecco, i segnali positivi sono questi. E allora dov'è che poi si colpisce la mafia? Proprio nel cuore, lo capì anche Falcone e Borsellino, tant'è che Falcone e Borsellino incontrano cose, le scolaresche negli ultimi tempi, cioè, incontrano i giovani, perché è la cultura che deve cambiare, la mentalità, c'è cioè, la mentalità mafiosa, può essere anche anzi del me, cioè pensare, un modo di pensare mafioso, sono quei disvalori che come erediti, come dire, è una questione genetica. Allora devi rompere questa questione genetica. Lui diceva, questa pedagogia, ecco, mafiosa, dobbiamo contrapporre una pedagogia antimafiosa, fatta di valori positivi. Allora solo così, allora l'educazione, la vicinanza, impegnarsi per gli altri, accogliere gli altri, i più deboli, dire no. Perché se vai nella mafia, il problema te lo risolve non subito, in due secondi, ma è quello che ti chiede in cambio, che è proprio, non è sproporzionato e non ti può tirare indietro. Chi, e lo dice lui, Salvatore Grigoli, lui entra nella mafia, tra l'altro non è neanche una fila, un boss, cioè entra nella mafia per un'esigenza economica, per un problema economico, per un problema di non riuscire a portare avanti la famiglia, ma da lì poi non se ne esce più. Da quella accompagnami là, vai a prendere quella busta, vai a prendere quella persona portata là, da quella va a prendere, lui uccide più di 40 persone, soprannominato con cacciature, cioè per le modalità. Però lui dice, e queste sono le sue parole, che l'omicidio di padre Puglisi, del padre, può sconvolgere la sua esistenza, ecco. Tant'è che poi nel 95 viene arrestato e grazie a lui dobbiamo dire che si ha una svolta nell'indagine, si capisce un po' tutta la fenomenologia del processo, ecco, dei mandanti. Lo stesso Spatuzza è quello che ha fatto riaprire i processi di Borsellino. Lui dice che sta facendo un cammino di fede in questi anni. Lui era un affidato, era quello che era davanti allo stadio olimpico, cioè il gruppo di fuoco di Biancaccio in quel periodo era molto attivo, quelli che mettono il tritolo a San Giovanni Laterano, a Firenze, quelli che dovevano uccidere Maurizio Costanzo Show, Maurizio Costanzo, e quelli che mettono la bomba davanti allo Stato Olimpico per i capi. Il gruppo della trattativa. È giusto? Sì, sostanzialmente sì. Sostanzialmente sì. Ma ecco, la domanda che mi viene spontanea di porre, Mimmo, è questa. Gli abitanti di questo quartiere come vedono voi? Come parte di uno Stato? O come chi sostituisce uno Stato? Forse era un po' la seconda, secondo il mio punto di vista, perché ci associano un po' all'ente pubblico. Dico, faccio un esempio, ecco, banale. Questo mi perdoni se la interrompo, sì. Perdonami Mimmo. Questo perché? Perché nell'occhio di chi vi guarda deve crescere, come dicevi tu prima, la cultura pedagogica, sì, di un'appartenenza ad una struttura che funzioni. Sì, sì. Ma se questa struttura dà un'impressione diversa, cioè ha bisogno di un altro apparato perché funzioni, che idea creiamo all'interno di chi vi guarda? Allora, che un po' ci prendono come in sostituzione allo Stato, sì, perché però noi non ci vogliamo sostituire allo Stato, ecco, il nostro impegno è quello. E lo Stato dov'è? Lo Stato ha i suoi tempi, ha le sue modalità, ecco. Dobbiamo dire, ecco, con difficoltà c'è questa forma di collaborazione in maniera un po' a volte distratta, un po' così, un po' così, diciamo, con tutte le disfunzioni politiche che ci sono, ecco, che causano però la malfunzionamento di una macchina politica, crea delle disfunzioni nella tua organizzazione, perché noi anche abbiamo, cioè le cose si fanno attraverso le risorse, ecco, dico, la provvidenza te le può mandare, ecco, ma le risorse sono impegnate. Quando noi dobbiamo attendere per un soldo di un contributo regionale anni, non mesi, allora questo non funziona, ecco. Noi produciamo servizi che lo Stato, il GRES estivo, l'estate a Brancaccio, se non ci dicono, no, ora non vogliamo, dico, essere vanitosi, l'alternativa non, secondo me, non avrebbe avuto niente, perché lo Stato non lo fa. Ma se non lo facciamo, e poi quelle spese, quelle mini spese, io li anticipo, li devo vedere fra 2 anni. Ma che senso ha questa cosa?
allora continuiamo a farli, perché se io accolgo nella comunità mamme e bambini vittime di violenza e maltrattamenti il bambino perché tu stato me lo porti, perché lo devi sottrarre a un padre violento, un compagno violento, anche la donna, e ma io gli dovrò mangiare, lo accolgo, ma perché mi devi aspettare 6, 7, 8, 9, 10? Allora c'è qualcosa che non funziona. Infatti quello che ho letto di Don Pino Puglisi, un modo di dire, un aforisma, un detto che ho letto qui, è scritto lì. Sì. Il loro modo di operare, il suo modo di operare, sia è lui stesso protesta nei confronti di chi non lo fa. È questo, Puglisi. Ma questa protesta produce una sensibilità, raccolgono chi, i destinatari di questa protesta, hanno raccolto questo segnale, noi, secondo te? Noi mai ci siamo spinti, mai ci siamo spinti fino a, a una cosa così eclatante. Abbiamo fatto un sit-in, mai ci siamo messi davanti ai palazzi, non abbiamo mai protestato, non rientrava nel nostro modo, cioè, modo di fare. Siamo arrivati proprio a un momento in cui siamo andati in faccia, e detto non ne possiamo più, ce l'abbiamo proprio, no, viene, diciamo, abbastanza strapiene. Ci siamo messi davanti alla prefettura, tempo di montare le cose, in giro di 10 minuti Maurizio è stato chiamato dal prefetto, dice ma che ci fate, perché c'entra Padre Nostro davanti alla prefettura, dà un po' di fastidio poi istituzionale, e ci hanno rassicurato, tutto a posto, non occupate, siamo su di voi, okay, ci crediamo, dico. Quando io un campo di un centro prevalente sportivo, per fare un centro prevalente sportivo, ho il terreno donato dalle suore missionarie Padre Colbe, 5.000 metri quadrati, ho pure i fondi, riesco a trovare pure i fondi economici, quindi terreno, fondi economici per fare la struttura, c'è un piccolo problema, il terreno è verde agricolo, non ci posso costruire, chiedo al Consiglio Comunale, mi fai la variante? 10 anni di attesa per fare una variante. E che ti ho chiesto io di fare? Ci dico, guarda, io ho i soldi, ho pure il terreno, tu mi devi fare una variante, la fai nel mio, e do un servizio in questo centro sportivo. Più di 500 persone al giorno, perché c'è un parco a Roma, se i bambini giocano in un campetto, è una struttura protetta, protegge qualcosa dalla strada, li intercettiamo, vengono da noi, c'è un bisogno, cioè conosci la gente, e questa è... Allora dice, è meglio che vada a centro per la nostra, perché sicuro troverà una risposta immediata, perché non la troverebbero neanche al comune, alla regione, perché basta leggere fatti nuovi, non ce la fanno, cioè per essere anche una politica, cioè non è, non c'è un'identificazione politica, o c'è la politica della protesta, è solo protesta, c'è la politica del nulla fare. Non lo so, forse era meglio prima, almeno c'era dietro qualcosa, un'idea da dove nasceva, c'erano i partiti, chi è legato a una storia, ogni partito è legato a una storia, faceva una scuola, l'internet. Ah, non c'è nessuna voglia. Allora questo anche nei giovani che io incontro, abbiamo lo strumento del servizio civile, no? E quello è anche un percettore del livello a cui sei dal punto di vista giovane. I giovani sono scoraggiati, molti vengono a fare la domanda perché il papà che ha la porta, perché vuole aiutare il figlio, cioè farlo al centro della nostra e forse là, però vengono così con mala voglia, poi col tempo capiscono, perché poi il contatto con l'altro, con chi soffre, con chi, quel bambino ti motiva, cioè il bambino ti spinge a una riflessione, se ti fa qualcosa non puoi stare immobile, a meno che veramente non sei tabula rasa. Allora è questo il livello, però noi non ci scoraggiamo, ecco, da 25 anni che c'entro, proprio il 16 luglio abbiamo fatto 25 anni di storia dalla nascita del centro di accoglienza per il nostro, l'abbiamo fatto facendo un annullo postale con un ricordo, ecco, abbiamo adesso questa casa museo che per noi vuole essere un luogo, proprio un luogo di riflessione, oltre che un luogo di natura spirituale, ma anche un luogo di riflessione. Molti gruppi giovani vengono qua, vengono anche a celebrare messa o si radunano, fanno quello che è il loro carisma, perché la storia deve continuare. Ma questi 25 anni, in questi 23 anni, il nostro impegno è stato quello di comunicare agli altri questa storia, ad avere persone che sono venute da tutto il mondo, raccontare, ma gli abbiamo raccontato che oltre a un pensiero e una maturazione culturale, che si sa, perché quella è lenta, c'è anche uno sviluppo territoriale, i servizi,
le strutture che aiutano e servono a fare qualcosa. Questo è importante. Certo. Mimmo, dopo tutto quello che hai raccontato rispetto alle attività del Centro Padre Nostro, alla presenza fortissima sul territorio, mi domando, ma allora la morte di Don Pino Puglisi a cosa è servita? Perché non credo che sia riuscita a interrompere quel circolo virtuoso a cui lui aveva dato inizio. Se non ci fosse stata la morte di Padre Pino Puglisi, tutto quello che ho raccontato non ci sarebbe stato, perché cioè, forse neanche la scuola media, ecco, ha interrotto qualcosa, dico, ha messo un po' in ginocchio la mafia, cioè ha ucciso un sacerdote, ha sconvolto un po' il sistema mafioso, diciamo che la mafia, se vogliamo leggere anche in un contesto generale, perché è come l'ultimo evento che succede in quel periodo, perché vengono messe le bombe a San Giovanni Laterano, che è la basilica del Papa, e poi come un'ultima cosa è che l'omicidio di Padre Pino Puglisi, che può essere come un fenomeno locale, ecco, letto come una resa di conti locali, può essere letto e forse anche letto come un messaggio universale globale da dare al Papa Giovanni Paolo II, che viene qua nel 93, a maggio 93, il famoso discorso della Valle dei Templi, duro contro i mafiosi. È come una risposta. Successivamente cosa succede dopo? La bomba a San Giovanni Laterano e poi l'omicidio di Padre Puglisi. C'è una chiesa che si impegna e trova in Puglisi l'elemento di riferimento. E quindi già stava destrutturando, già stava interrompendo questo circolo vizioso, a meno che ce la intenda la chiesa, no, noi siamo una cosa, voi siete un'altra. Oggi è questo che si vuole entrare, come dire, la mafia è un fenomeno, come tutti i fenomeni, che tende a prima o poi sparire, lo diceva Falcone sempre. E la mente, poi si diceva che si può restare un clan, un'organizzazione, un periodo, però se non si avesse il pensiero, la mentalità mafiosa, non si può fare niente, ecco. Se non ci, ma come si fa? Con la cultura, col lavoro, col sostegno, col supporto, con l'aiuto, con l'educazione. Se mancano queste basi, ritorniamo indietro. Allora, queste cose, perché dico la scuola è importante? Certo che è importante. Se il bambino va alla scuola elementare, non va alla scuola media, che cosa gli, come l'aiutiamo? Se non aiutiamo le famiglie a risollevarsi, se non ci prendiamo cura dei carcerati e lo fanno i mafiosi, perché uno degli obiettivi, è quello di assistere anche i familiari e il carcerato, perché poi se lo ritrovano. Allora, questo il circolo si interrompe così, quando tu ti metti in mezzo. Ma che cosa fai tu? Mica ti metti con mita davanti ai mafiosi, combattiamo, o vai a indagare, non siamo giudici, però se ti metti in mezzo là, io vado da questi, e allora qui, e ti mettono la merda, il sacchetto di merda davanti al pulmino, e ti aprono la sedia e te la mettono sul quadro, e ti fanno quello, ti mettono i chiodi davanti la porta, e ti rompono gli specchietti, atti vandalici, segnali, non lo sappiamo, noi facciamo le denunce, poi ci siamo stancati un po' di fare le denunce, tant'è che siamo stati richiamati dal prefetto, da questo, no, quindi Maurizio ho dovuto andare a fare altre 15 denunce. E facciamo, dico, è questo, la legalità è questo, dico. È la perseveranza. È la perseveranza, è difficile fare passare questo principio, certo, in tutti noi. Però ieri è stato il 19 luglio, sì, è stata giornata di commemorazione perché sono passati 24 anni dalla strage di Via D'Amelio. Noi eravamo in piazza, c'eravamo noi, ma non c'erano i palermitani. Perché? No, ma neanche, io ti potrei dire anche nel ricordo, quando ricordiamo Padre Pino Puglisi il 15 settembre, se prima eravamo 10, ora siamo in 9, poi se prima eravamo 9, ora siamo in 2, 3, poche persone. Non lo so, forse ci vorrebbe un'altra strage per sconvolgere i palermitani, tutti noi a scendere in piazza, perché subito dopo le stragi la gente è scesa in piazza, anche per paura, diciamo, perché in quella tua strada ci potevo passare pure io, Via D'Amelio, che disse a pochi metri da casa mia dove abito adesso, ci potevo essere pure io, ecco, per paura. Oggi c'è un rallentamento, ecco, allora si dovrebbe iniziare, io riparto da le scuole. Allora, noi abbiamo creato anche, chiediamo molto, lavoriamo molto con le scuole, con le scolaresche, perché questo messaggio di Puglisi passi anche tra i bambini. Abbiamo creato uno strumento che è un cartone animato, che dura 10-12 minuti, che è lo strumento più facile
perché parlare con i bambini è anche difficile. È molto difficile. Io ho girato un po' la Sicilia, diciamo, tra virgolette, nel senso, facendo vedere questo cartone animato, è stato molto bello e arricchiante ai bambini. Allora, da lì bisogna, dai più piccoli, bisogna partire, bisogna educarli. In questo modo forse possiamo metteremo forse tanti bambini in piazza a ricordare e tante persone nuove in una nuova società, in una nuova coscienza, formeremo nuove coscienze, è un po' quello che dobbiamo fare tutti. Non è che solo la scuola, anche noi papà, io, mamme, per chi, ma anche zii, anche persone normali dobbiamo essere un po' tutti educatori degli altri. Allora solo così secondo me possiamo riuscire a far cambiare le cose. Un'utopia, dico, ma è difficilissimo, perché piccoli passi, che poi magari il ragazzo si perde, te lo ritrovi poi in carcere, te lo viene da noi, perché non è facile, non abbiamo tutti questi strumenti, bisognerebbe avere uno strumentario ampio per dare ogni risposta, non è facile, esiti positivi, esiti negativi, ci sono delle defaianze, però poi si correggono. Ma non temi che ci sia quasi un processo di normalizzazione della mentalità, della cultura mafiosa, quasi stia soppiantando completamente una cultura di diritto alla quale invece questo Stato dovrebbe aver abituato i suoi cittadini? C'è un po' anche infiltrarsi nell'antimafia, ecco, sono stati di recente anche l'utilizzazione di alcune cose per portare avanti dei progetti illegali, cioè riciclare anche denaro in affari. Ora la mafia penso che si muova, ma già lo faceva già da anni, si muove nella finanza. Il boss Graviano, di solito pensate, vari boss sono stati arrestati da Torino a Provenza, sono stati arrestati in Sicilia, addirittura da Torino a Palermo, cioè una zona centrale di Palermo, Provenzano a Corleone, dove si sentono un po' protetti. Il Graviano, che erano i boss di Brancaccio, sapete dove sono stati arrestati? A Milano, in un noto locale a Milano. Forse si sentiamo più protetti là, ma il corso nuovo della mafia che inizia in quel periodo, la finanza, cioè questi soldi che nelle estorsioni, il traffico di droga, il pizzo, eccetera, eccetera, hanno prodotto questi soldi, non se li possono mangiare, allora devono. E furono arrestati a Milano, diciamo, dopo un anno, anni di latitanza. Quindi capite un po' bene, da qui si capisce un po' quello che dicevi tu, che c'è la tendenza a normalizzare tutto, ma c'è qualcosa che non va, non ci sono più stragi, ecco. Forse il periodo stragista è stato anche un periodo della mafia che doveva farlo per colpire qualcosa, dopodiché c'è la normalizzazione tra virgolette, ma questo non significa che non ci siano programmi di legalità, ecco, diffusa. Io vorrei chiederti, secondo te, oltre alla mentalità distorta, diciamo, potrebbe essere anche un fattore economico una spinta ad avvicinarsi alle organizzazioni malavitose? Certo, perché il guadagno è immediato, semplice e fruttuoso, puoi fare anche cartiere e diventi, però questa è la manovolanza un po' pratica, però diciamo quello che ci è stato partecipato a un tavolo in procura minorile, che molti di questi figli mafiosi frequentano le più note scuole palermitane. Quindi c'è un investimento dei padri, diciamo, un po' ignoranti, diciamo, tra virgolette, un po' non acculturati, sul figlio, perché diventi un bravo avvocato, un bravo economista, per poter utilizzare. Cioè, c'è un'evoluzione tendente al male, nel senso che penso che lo farà con un pensiero rivolto a se stesso, ecco, che questi soldi devono girare. Però c'è un investimento in cultura nel figlio. Perché... Ma se tutti questi soldi che vengono poi investiti dopo, no? per recuperare magari gente che ha sbagliato, eccetera, e quindi grazie al vostro aiuto possono essere investiti per il recupero di concetti, valori, eccetera, se tutto questo denaro, con la partecipazione di una parte buona dello Stato,
fossero investiti prima. Facciamo un esempio assurdo: se qui Brancaccio avesse una industria, una piccola industria di qualcosa che magari potrebbe produrre un artigianato locale, si potrebbe con questo metodo, oltre che con l'educazione, sottrarre personale malavitoso alle organizzazioni? No, si potrebbe non farlo entrare, cioè farlo un lavoro preventivo. Cioè, potrebbe essere un modo questo. Certo, per... io rischiare a ammazzare qualcuno, lavorare onestamente, dico, poi se ho frequentato questo ambiente e fatico poco, perché un omicidio mi dà 1.000 euro subito, e per guadagnare 1.000 euro ce lo sa, cioè bisogna educarli già da piccolo la fatica, cosa che si sta perdendo, il sacrificio. Non c'è più questa volta, perché fare una rapina, fare alcune cose può essere più immediato, perché tipo, però allora bisogna lavorare su questo aspetto. Certo, se ci fossero, non lo so, perché se ci fosse tanto lavoro non ci sarebbe altrettanta delinquenza, ecco, altrettanta, ci sarebbe comunque, dico, però forse un po' meno, potremmo dare delle chance a quelle persone che vengono dicendo no, un lavoro. Io potrei anche dire anche percorsi di formazione al lavoro, cioè, ma come questi ragazzi non, dare un'alternativa, non sanno fare niente, dico, non, ma l'alternativa bisogna dargliela. Se non abbiamo un'alternativa, qual è la scelta? Solo una, cioè, la libertà è scegliere tra due beni. Io posso scegliere, vado nella strada maestra o nella strada cattiva, ma almeno mi si è posta l'alternativa. A volte quando nasci in questi quartieri è come sei destinato, hai un pregiudizio. Nasci in quel quartiere, sicuramente diventerai, è come la frutina, come la mamma se ne è fatta la frutina, la farà anche la figlia, è già 13-14 anni, hanno un bambino, allora ci sarà questo percorso. Allora è questo che dobbiamo creare, un'alternativa. L'alternativa è creare. Bene, grazie a Mimmo Deliso Delisi, scusami, del Centro Padre Nostro fondato dal Beato Pino Puglisi. Ti ringraziamo della disponibilità, ti auguriamo buon lavoro a te e a tutti i collaboratori del centro e speriamo naturalmente di avervi come nostri ospiti in trasmissione, te, Maurizio, anche Maria Pia, insomma la vicepresidente. Grazie della disponibilità. Grazie Mimmo. Grazie. E buon lavoro. Grazie.